Buongiorno, benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. Sarà ballottaggio dunque a Terni per decretare il futuro sindaco della città. Tra 2 settimane si tornerà alle urne e la sfida sarà tra Orlando Masselli e Stefano Bandecchi. Sentiamo Alessio Romanelli. Le elezioni a Terni non sono ancora finite. Si tornerà infatti alle urne i prossimi 28 e 29 maggio per decidere il futuro sindaco della città. Il ballottaggio sarà tra Orlando Masselli del centrodestra, che al primo turno ha ottenuto il 35,81% delle preferenze, e Stefano Bandecchi di Alternativa Popolare, che ha conquistato il 28,14% dei voti. Restano quindi fuori dal secondo turno la coalizione con il PD, guidata da José María Kenny, e quella del Movimento 5 Stelle con Claudio Fiorelli, che si sono fermati rispettivamente al 21,94% e al 10,82%. Nelle centrodestra, Fratelli d'Italia diventa il primo partito in città con il 17,94% dei consensi contro il 6,34% della precedente tornata. Crolla invece la Lega, 4,28% dal 29,1%, e scende anche Forza Italia, 6,53% da 9,26%. Nel complesso, il risultato di Masselli è del 10,42% inferiore a quello ottenuto nel 2018 al primo turno dall'allora candidato sindaco, il leghista Leonardo Latini. Tra gli altri partiti sale leggermente il PD dalle 12,57 al 15,05, mentre scende molto il Movimento 5 Stelle al ballottaggio con Thomas De Luca nella precedente consultazione con il 24,43% dei voti, mentre ora ha ottenuto il 6,53%. L'affluenza alle urne è stata del 56,87% con 49.834 votanti su un totale di 87.622 elettori, 1.036 le schede nulle, 293 quelle bianche. Si prospettano quindi altre 2 settimane di campagna elettorale. Sarà una sfida tra la politica e l'antipolitica, ha commentato Masselli. Arriveremo dove non siamo riusciti nelle settimane passate e spiegheremo ai cittadini i risultati raggiunti sin qui, i progetti che abbiamo in animo di portare a termine e come reperiremo i soldi per farlo. Non è mancata la risposta di Bandecchi: grazie a tutti coloro che ci hanno dato fiducia, la battaglia è solo all'inizio. Antipolitica, l'errore grande è il non considerarci la politica alta contro quella bassa. Comunque lo faremo capire in queste settimane a tanti elettori, ragioniamo come statisti, non come politici della poltrona. Sono stati presentati a Cascia i progetti di ricostruzione dell'ospedale Santa Rita e del polo scolastico danneggiati dal sisma del 2016, è di più di 25 milioni l'importo complessivo degli interventi. Giulio Nardi. Sarà la regione dell'Umbria il soggetto attuatore della fase esecutiva della ricostruzione dell'ospedale Santa Rita di Cascia danneggiato dal sisma del 2016. Il comune umbro invece si occuperà del polo scolastico Beato Simone Finati e le rispettive viabilità. È quanto confermato nella conferenza stampa di martedì, in cui sono stati presentati i progetti relativi alle due strutture e alle infrastrutture connesse. L'importo complessivo dei lavori supera 25 milioni di euro. Siamo a un punto di svolta per la ricostruzione di questi territori perché finalmente, diciamo, mandiamo in pensione l'era della carta e comincia ad aprirsi l'era del mattone. Cominciamo a mettere un mattone sull'altro. È un'iperbole per far capire veramente che i lavori stanno partendo. E per Santa Rita il 22 ci sarà anche proprio la posa della prima pietra del nuovo ospedale. Un bellissimo ospedale costruito su isolatori sismici, opere che dovranno rimanere anche superare future avversità, futuri terremoti. Il polo scolastico è importantissimo, oggi abbiamo tanti ragazzini di tutte le scuole e è una speranza per la Valnerina mantenere la popolazione, mantenere i ragazzi, mantenere i giovani, fare in modo che la Valnerina non si spopoli, quindi il polo scolastico di Cascia è un'altra di quelle opere strategiche fondamentali per queste aree. Si è svolto ieri l'incontro presso l'assessorato allo sviluppo economico dei delegati della TCT di Terni con l'assessore regionale Michele Fioroni, un incontro di oltre 2 ore in concomitanza del quale i lavoratori hanno tenuto un presidio davanti al Broletto. Elena Ballarani. L'esito di questo lungo tavolo con l'assessore Fioroni.
Sì, l'esito è che siamo riusciti a separare il tavolo tecnico dal tavolo politico, perché per quello che ci riguarda prima di tutto chiediamo garanzie sul futuro di 51 lavoratori che occupano un settore importante come la filiera del tubo. Quindi prima di parlare di ammortizzatori sociali è importante capire quello che è un progetto più grande rispetto alla TCT, che riguarda anche il tubificio di Terni, quindi tutto il sistema del tubo. Nel frattempo, in questi giorni, i lavoratori in che situazione si trovano? Stanno lavorando, stanno consumando le ferie? Qual è la situazione? La situazione è che c'è un esame congiunto che abbiamo richiesto, la Confindustria ci dovrà convocare nelle prossime ore, i lavoratori attualmente sono in ferie, per noi è inammissibile che dentro una procedura di licenziamento collettivo i lavoratori paghino due volte anche attraverso le ferie, per cui c'è adesso il tavolo di crisi istituito presso l'assessore lo sviluppo economico, il 30 è già riconvocato alle ore 15, lì ci aspettiamo le prime garanzie per l'occupazione di questi 51 lavoratori. Era un esito che noi, era quello che auspicavamo, l'abbiamo chiesto fin dall'inizio all'assessore, perché dal nostro punto di vista questo tavolo non era il tavolo nostro, noi volevamo un tavolo politico perché da tempo questa vicenda di questa azienda era in discussione, è un'azienda che di fatto non è in crisi, perché riguarda la filiera del tubo e la filiera praticamente dell'automotive, che ancora ha potenzialità. Era una diatriba solo ed esclusivamente da due aziende e il rischio enorme è che la perdita di lavoro dei 51 lavoratori. Per cui l'assessore ha compreso, anche praticamente la distanza, il tempo è proprio per questo, le nostre motivazioni, per cui si è preso 10 giorni di tempo, verrà riaggiornato il 30 maggio proprio perché lui avrà la possibilità di interloquire con aziende, con le due aziende e con Aste, per capire appunto di trovare quel tavolo e quella soluzione politica prima della situazione tecnica. Lavoro, 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 lavoro. Perfettamente riuscito all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, un delicato intervento su una bambina di appena 7 mesi affetta da una rara malformazione dell'intestino. Sentiamo. Sta bene, dopo l'operazione perfettamente riuscita, operata dall'equipe di chirurgia pediatrica diretta dal dottor Marco Prestipino, una piccola paziente di 7 mesi affetta da una rara malformazione che colpisce appena un bambino su 5.000 nati, caratterizzata dalla fusione tra intestino e apparato genitale. La bambina appena nata era stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Perugia e ricoverata presso la terapia intensiva e neonatale diretta dalla dottoressa Stefania Troiani, dove, oltre all'assistenza, erano stati eseguiti gli esami di studio della malformazione. A 3 giorni di vita era stata subito sottoposta ad un primo intervento dall'equipe di chirurgia pediatrica. Questa prima operazione, spiega Prestipino, è consistita nella deviazione temporanea del transito intestinale con lo scopo di bypassare il contenuto enterico dai genitali, evitando in questo modo gravi conseguenze infettive e permettendo alla bambina di potersi regolarmente alimentare e crescere. Nei mesi successivi l'equipe di chirurgia pediatrica ha eseguito un ulteriore intervento di correzione della malformazione, consistito nella separazione del tratto terminale dell'intestino dall'organo genitale. Nella stessa seduta operatoria si è provveduto alla ricostruzione della via genitale e dell'intestino, che è stato ricollocato in sede fisiologica nella struttura muscolo-nervosa che provvede alla futura continenza grazie all'uso di un elettrostimolatore. Nei giorni scorsi è stato eseguito l'ultimo step chirurgico consistito nella ricostruzione della continuità intestinale, permettendo così alla piccola paziente di tornare ad una qualità di vita ottimale. La bambina è stata dimessa in buone condizioni di salute. Un proiettile per pistola fra gli indumenti all'interno della lavatrice in una lavanderia. Lo ha trovato la proprietaria dell'esercizio commerciale che ha avvertito la polizia. È accaduto a Foligno. Gli agenti della squadra volante del locale commissariato, svolti tutti gli accertamenti nel luogo del ritrovamento, hanno provveduto al sequestro dell'oggetto. Sono in corso accertamenti volti all'identificazione del possessore responsabile della negligente custodia della munizione.
Nell'ambito del progetto Only One Life, campagna nazionale sugli stili di vita, si è svolto un incontro nell'Aula Magna del liceo scientifico Jacopone da Todi. Questa mattina presso l'Istituto Scientifico Jacopone da Todi si è svolto l'incontro Only One Life, destinato agli studenti degli istituti di istruzione superiori, aperto dalla preside dell'istituto, la professoressa Maria Rita Marconi. Obiettivo quello di aprire una riflessione, un confronto sul tema del valore della vita, individuando e proponendo condotte e stili di vita virtuosi, improntati alla prudenza e al rispetto della vita propria e altrui. Numerosi gli studenti intervenuti all'evento, 4 classi del biennio, dove è stato proiettato il docufilm Ogni giorno del giornalista Luca Pagliari, realizzato in collaborazione con la Polizia Stradale, con l'Osservatorio per l'Educazione e la Sicurezza Stradale della Regione Emilia-Romagna e soprattutto con il contributo fondamentale di Simonetta e Vittorio, genitori di Francesco Saccinto, un giovane di 14 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale verificatosi nel 2013 a Corinaldo, in provincia di Ancona. L'iniziativa è stata organizzata dalle associazioni Un'altra Storia, Rose Bianche sull'asfalto e dal sindacato di polizia SIULP di Perugia. Il progetto rientra nella campagna nazionale di prevenzione sugli stili di vita per la prevenzione della guida in stato di ebbrezza e con uso di sostanze stupefacenti. E nell'ambito dell'educazione civica, che comprende molti temi e molti ambiti di riflessione e di studio, il tema della sicurezza stradale e dei corretti stili di vita è molto importante, direi centrale, e quindi poter vivere per gli studenti questa esperienza oggi significa concretamente poter riflettere e sperimentare e capire l'importanza appunto degli argomenti ed essere sensibilizzati. L'Umbria si dota di una legge che rafforza la funzione sociale e il valore aggiunto delle imprese agricole, la soddisfazione del vicepresidente assessore della Regione Morroni. Sentiamo Valentina Baldoni. L'Umbria si dota di un'importante normativa che rafforza la funzione sociale e il valore aggiunto delle imprese agricole. È stato approvato all'unanimità dall'Assemblea legislativa il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale in materia di agricoltura sociale e fattorie sociali, che ha portato alcuni emendamenti migliorativi. La legge regionale, che prevede ulteriori modificazioni e integrazioni al testo unico dell'agricoltura, recepisce la normativa nazionale che promuove l'agricoltura sociale e valorizza la multifunzionalità delle imprese e del settore per lo sviluppo di interventi e di servizi socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo. Punti qualificanti sono il riconoscimento delle attività di agricoltura sociale e di fattoria sociale, per le quali è prevista l'iscrizione ad un elenco regionale, la presenza nell'ambito della fattoria sociale di un soggetto qualificato che ha frequentato un apposito corso di formazione e l'utilizzo di bevande e di cibi prodotti, lavorati e trasformati nel territorio regionale. Vengono poi ampliate le forme di sostegno e promozione a favore delle fattorie sociali e istituito l'Osservatorio regionale sull'agricoltura. Il 20 e 21 maggio torna al Barton Park l'appuntamento con il Perugia Flower Show, mostra mercato di piante rare e inconsuete. Perugia Flower Show, mostra mercato di piante rare inconsuete, torna il 20 e 21 maggio prossimi al Barton Park, nel capoluogo umbro. La kermesse ospiterà espositori fra i migliori produttori e collezionisti nazionali e internazionali di piante rare inconsuete, pronti a mostrare al grande pubblico le loro varietà più particolari e a mettere a disposizione le loro conoscenze per diffonderle a tutti coloro che si dilettano con i corsi gratuiti organizzati durante tutto il weekend. All'interno del giardino si potranno ammirare numerosissime specie di rose, ortensie, piante aromatiche e rari esemplari di bonsai, insieme a orchidee, piante acquatiche, olivi secolari e piante perenni. Non mancheranno le piante cactacee, succulente, ma anche carnivore e mediterranee. A fare da contorno a tutte queste rarità botaniche ci sarà una sezione dedicata all'artigianato di alta qualità, alle attrezzature da giardinaggio professionali, arredamento da esterno e da interno, tessuti da giardino, ma anche eccellenze enogastronomiche e prodotti per il benessere. In programma per il pubblico tanti eventi collaterali gratuiti che metteranno alla prova sia chi si avvicina ora al mondo del verde, sia i giardinieri più esperti.
Tanti corsi di giardinaggio base e mini conferenze sulla storia, l'uso e la cura delle piante tenuti dagli stessi espositori, laboratori didattici, attività pratiche per i più piccoli, incontri specializzati di coltivazione, ma anche arte floreale, mise en place, floriterapia, degustazioni guidate su fiori eduli ed erbe spontanee. Idee in azione sono i 13 progetti d'impresa degli studenti umbri presentati alla Camera di Commercio. Valentina Baldoni. Idee in azione è il programma di educazione imprenditoriale promosso a livello nazionale da Union Camere Junior Achievement, promosso dalla Camera di Commercio dell'Umbria, che avvicina i giovani delle scuole superiori al mondo del lavoro imprenditoriale. Sono 9 gli istituti che hanno preso parte al percorso di quest'anno, in particolare l'Istituto di Istruzione Superiore Cavour Marconi Pascal, il Sigismondi e il Casimiri, che con i loro 13 team hanno partecipato all'evento conclusivo, mentre gli altri istituti aderenti sono l'Istituto Tecnico Economico Tecnologico Capitini, l'Istituto Omnicomprensivo Mazzini, il Polo Liceale Mazzatinti, il Liceo Donatelli, il Liceo Sesto Properzio e l'Istituto Tecnico Economico Scarpellini. Idee in azione in Umbria ha coinvolto quest'anno oltre 200 studenti. Il percorso esperienziale si compone di 4 moduli didattici digitali, ciascuno focalizzato su un aspetto imprenditoriale. Cosa vuol dire essere imprenditore? La trasformazione di un problema in un'opportunità e un'idea di impresa, l'innovazione attraverso i concetti di pretotipazione e prototipazione, la creazione di un modello di business. A conclusione del percorso svolto, le classi hanno presentato le loro idee di impresa confrontandosi e ricevendo un feedback da parte di un panel di esperti del mondo dell'impresa. Tra poco parliamo di sport con le novità che riguardano sia il calcio sia la pallavolo. Parliamo del Perugia in apertura e del delicatissimo match che giocherà venerdì sera al Curi contro il Benevento. Mister Castori dovrà fare i conti con diverse defezioni, oltre a Furlan e Rosi e Struna, anche Lisi è in dubbio. Intanto il giudice sportivo ha inflitto una sola giornata di squalifica a Casasola. A 48 ore di distanza dalla serata che deciderà il suo futuro, il Perugia questa mattina ha svolto il secondo allenamento consecutivo a porte aperte, dopo che nelle ultime settimane la squadra si era completamente blindata. In vista del match contro il già retrocesso Benevento, Fabrizio Castori fa la conta degli assenti. Oltre allo squalificato Casasola, a proposito il giudice sportivo ha inflitto all'argentino una sola giornata di stop dopo il rosso diretto di Venezia. Venerdì sera non ci sarà nemmeno Struna e sono in forte dubbio anche Furlan e Rosi. Da capire inoltre le condizioni di Lisi, alle prese con qualche acciacco fisico, anche se si farà di tutto per recuperarlo. In porta dovrebbe toccare ancora ad Abibi, con Sgarbi, Angella e Curado a formare il terzetto difensivo. Al posto di Casasola sulla fascia destra gira Paz, dall'altra parte se Lisi non dovesse farcela è pronto Cancellieri. A centrocampo ballottaggi apertissimi, l'unico sicuro del posto è Santoro, gli altri partono tutti alla pari. In attacco tornerà dopo la squalifica Olivieri, insieme a lui giocherà uno tra Di Carmine e Di Serio. Intanto sta facendo discutere la designazione dell'arbitro Federico Dionisi dell'Aquila, che ha diretto 4 volte il grifo con un bilancio negativo di 0 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, tra cui quella rimediata proprio contro il Benevento nella stagione 2018-2019 con 2 rigori assegnati ai campani e quella contro il Trapani di Castori, che il 27 luglio 2020 condannò i biancorossi di Oddo ai play-out, che poi sarebbero costati la retrocessione in Serie C. Allo Stadio Curi venerdì sera non potranno esserci i tifosi ospiti residenti nella provincia di Benevento. La misura è stata adottata per prevenire rischi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. E a proposito di indisponibili, è lunga la lista anche in casa rossoverde in vista dell'ultima sfida di campionato per la Ternana venerdì sera allo Stadio Liberati contro il Frosinone.
Ferra al lavoro in vista dell'ultima di campionato, venerdì contro il Frosinone. Dopo il difensore Valerio Mantovani, fermo già da diversi giorni, si è allungata la lista degli infortunati. I nuovi entrati nell'elenco sono Antonio Palumbo, che si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra, Luca Bogdan, fermo per una gonalgia, e Marco Capuano e Francesco Cassata, entrambi fuori uso a causa di una lesione di basso grado all'adduttore della coscia sinistra. Campionato dunque finito in anticipo per tutti, senza contare che contro i Ciociari Lucarelli dovrà fare a meno anche di Davide Agazzi, fermato per un turno dal giudice sportivo. Piove sul bagnato, insomma, in casa rossoverde, anche se in compenso per la sfida contro il Frosinone torneranno a disposizione in difesa Salim Diakite e Fredrik Sorensen, che hanno scontato le rispettive squalifiche. A dirigere Ternana Frosinone sarà Daniele Perenzoni di Rovereto, che tornerà ad arbitrare Liberati dopo aver diretto la sfida dello scorso 23 aprile, persa per 4-1 dalle Fere contro il Venezia. Perenzoni sarà assistito da Pasquale De Meo di Foggia e Tiziana Trasciatti di Foligno e dal quarto ufficiale Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto, al VAR Luca Banti di Livorno, a VAR Daniele Paterna di Teramo. È in corso intanto la prevendita dei biglietti per la sfida di venerdì, disponibili presso le rivendite ufficiali Viva Ticket e online al sito vivaticket.com. I botteghini del Liberati saranno aperti venerdì dalle ore 9 fino all'inizio della gara. Traguardo speciale per Braglia, il tecnico rosso-blu, nell'andata della sfida playoff in programma domani alle 20:30 allo stadio Barbetti. Saranno 1000 le panchine. Diciamo che nel sorteggio ci poteva andare un pochino meglio. Ecco, diciamo questo. Come si affronta? Se già affrontata due volte, continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto. Vediamo, vediamo come stanno loro, vediamo come stiamo noi. Vediamo le cose che possiamo fare noi. Loro sono una squadra forte, parliamoci chiaro. Loro erano partiti per vincere il campionato, sono favoriti ai playoff insieme all'altro seconde. Hanno perso il secondo posto per la differenza reti, mi sembra, un po' gli scontri diretti, ora vado a vedere le cose degli altri. Però penso che c'è una squadra forte. Allora, quando c'hai Ramirez, Mercai, Zamparo, Fagioli, più Meazzi, meno male ce l'hanno solo un 11. Pensa se li facciamo già tutta la rosa. No? È una squadra forte, dai. Se non c'è Barlocco c'è Favale, se non c'è Parodi c'è Manzi. È una squadra costruita per vincere, dai. In casa Sirra al via una mezza rivoluzione. Giaccardi sarà il secondo di Lorenzetti. Sentiamo Nicola Agostini. Tempo di mercato in casa Sirre, ci saranno diversi cambiamenti nel sestetto, soprattutto alla luce del modo in cui si è chiusa la stagione. Ha salutato tutti l'opposto lussemburghese Kamil Riklitschi, che aveva un'opzione per prolungare il rapporto, ma il suo costo è stato reputato troppo alto e dunque andrà a Trento. Fra le cessioni anche quelle in prestito del libero Alessandro Piccinelli, che approderà a Monza. In arrivo c'è il tunisino Wassim Bentara, 26enne, di 203 cm, attualmente in Polonia nel Nisa, che è salito alla ribalta per essere stato il miglior realizzatore della Plusliga polacca. Il nuovo coach sarà Lorenzetti, come confermato anche dal presidente Gino Sirci, che è tornato anche sulla stagione. Una stagione finita male, non dimenticheremo facilmente un epilogo di questo tipo. Ormai però già pensiamo al prossimo anno. Lorenzetti è sulla bocca di tutti e sarà lui ad allenare la nostra squadra. In partenza, oltre a molti giocatori, c'è anche il tecnico Andrea Anastasi, che andrà a Piacenza. Lascerà anche il vice Antonio Valentini, che lo seguirà proprio in Emilia. Il vice allenatore dei perugini sarà Massimiliano Giaccardi, che arriva da Cuneo, dove ha guidato la squadra di Serie A2 maschile, una lunga esperienza anche all'estero con diversi titoli vinti. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, la prossima dalle ore 19. Grazie di averci seguiti, buon pomeriggio.